21 minuti live, 21 minuti per il miglioramento delle performance. Oggi abbiamo con noi un ospite straordinaria, un'imprenditrice che ha alla base una grandissima capacità di comunicazione e l'ha fatta diventare la sua professione. Ecco con noi Denise Cummella. Buongiorno Denise. Buongiorno, ciao Roberto. Benvenuta e grazie per il tuo tempo. Allora Denise, raccontaci un po' chi sei e che cosa fai. Allora, io mi occupo principalmente di trasformare le idee degli imprenditori in un libro. In un libro perché oggi il libro è lo strumento di marketing anche più potente, lo strumento di posizionamento e quindi ho deciso di concentrarmi su questo. Io vengo dal marketing, faccio marketing da sempre, ho lavorato in Lush Cosmetici per più di 10 anni, quindi una carriera internazionale, facevo parte della direzione strategico-creativa mondiale. Poi ho deciso di iniziare questa mia attività, mi sono messa in proprio all'inizio come consulenza, marketing, comunicazione e adesso ho associato a questo anche il discorso dei libri di impresa. Quindi abbiamo seguito diversi brand, oggi abbiamo questa doppia attività, diciamo, marketing e libri di impresa. Ottimo, tra l'altro sei stata bravissima a crearti un posizionamento su una nicchia che rappresenta, secondo me, già lo rappresentava in precedenza, ma oggi più che mai, un modo per poter entrare in connessione con il maggior numero di persone possibili, trasferendo contenuti con autorevolezza. Sì, questo è, se tutti sono in grado di scrivere un articolo di un blog o di mandare una serie di newsletter, il libro no. Il libro è ancora una cosa seria ed è capace di raccontare la ricchezza delle persone. Per questo che l'ho scelto, perché effettivamente mi rendo conto che è uno strumento per tirar fuori il meglio di sé e condividerlo. E poi ovviamente occupa uno spazio fisico, quindi se è facile buttare nel cestino una brochure o cancellare una mail, il libro ha una sua dignità diversa, no? Quindi diciamo che da quello che è il tuo lavoro tu non fai altro che prendere le idee innovative o la storia di un imprenditore e la trasformi in qualcosa, come dicevi tu, che sia fisico, che sia tangibile, tanto che mi è piaciuta questa cosa che hai detto, i libri non si buttano mai. Sì. Sì, la specialità, siamo un team ovviamente strutturato con un metodo, però la mia specialità personale è quella di tirar fuori le idee migliori, perché la verità è che io penso che gli imprenditori italiani, liberi professionisti, abbiano grandi idee, perché quello che ci contraddistingue è non solo questa creatività pazzesca, ma anche la capacità di adeguarci a situazioni difficilissime. E di superarle, no? Quindi per me gli imprenditori italiani davvero sono un po' degli eroi, perché sono un pazzo per gli imprenditori in Italia. Quindi quello che io amo è tirar fuori le loro idee migliori in maniera strutturata e ordinata, perché venga fuori un libro di spessore, un libro capace di valorizzare la loro identità, la loro grandezza. Assolutamente, quindi rimane sempre la centralità della persona con la sua capacità ideativa e poi il trasferimento, la trasformazione attraverso le tue competenze di marketing per rendere queste idee appetibili, notiziabili e usabili da parte di chi è presente nel mercato di riferimento. Ci dai quello che secondo te possono essere tre consigli da poter dare agli imprenditori per iniziare a ragionare in questi termini? Volentieri. Allora, innanzitutto la prima indicazione è non scrivete mai per nessun motivo un'autobiografia. Le autobiografie sono insopportabili, non le legge nessuno, se non siete Steve Jobs o Elon Musk non interessano, quindi non fatelo. Quello non è un libro d'impresa. Mettiamo da parte, noi dobbiamo essere utili al lettore, questa è la cosa fondamentale, dobbiamo scrivere qualcosa che interessi agli altri e che quindi faccia sì che voi possiate dimostrare la vostra competenza in qualcosa che può Questo aiutare gli si altri collega a un principio di marketing molto molto interessante, che è quello di parlare a te e non parlare di me. È a migliorare. corretto? Una grande sfida. Sì. Quindi che cosa dovete mettere in questo libro? Uno, dovete partire da che cosa interessa al vostro lettore, che magari è anche il vostro potenziale cliente, no? Quindi in che modo potete essergli utili, che problemi ha? Quindi in che modo il vostro libro, la vostra esperienza, la vostra conoscenza possono risolvere dei suoi problemi? Quindi mettete giù, uno, come, che problemi ha e che cosa, in che modo potete aiutarlo? Due, aneddoti, storie, esperienze che possano in qualche modo aiutarlo a capire meglio. Quindi non fate il libro solo tecnico, che anche quello è una noia pazzesca, non fatelo. Non fate l'autobiografia, ma mettete la vostra storia personale, le vostre esperienze sul campo,
gli errori che avete commesso, quindi fate vedere che siete vicini, che sapete sbagliare, che avete sbagliato, e storie, aneddoti, e poi soprattutto l'ultimo elemento, che è il vostro human touch, cioè la vostra visione delle cose alla luce della vostra esperienza e conoscenza. Mettendo insieme questo pacchetto, questo percorso, farete un libro utile, interessante, affascinante, che vi aiuterà a costruire una community di appassionati attorno a voi e al vostro marchio. Molto molto bello questa cosa che hai detto dello human touch, perché io parto sempre da un presupposto: le persone, in quanto persone, in quanto esseri umani, dovrebbero vivere di umanità. Per un pezzo della nostra vita ce lo siamo dimenticati, un po' magari a causa anche di questa pausa forzata abbiamo ripreso un po' il concetto della relazione, anche perché la logica fa pensare, le emozioni fanno agire, specie in un sistema di vendita, quando riusciamo a trasferire le nostre passioni è più facile che le persone ci diano autorevolezza e ci diano valore. Che ne pensi? Sono d'accordissimo. Eh sì, quello che noi dobbiamo dare, infatti il percorso che faccio fare, perché poi il metodo che utilizziamo è il più possibile think, tu pensi, noi scriviamo, no? Quindi ti aiutiamo a mettere bene il vostro valore giù, no? E come bisogna farlo? Attraverso un percorso il più possibile emozionale, perché le persone vogliono emozioni, vogliono idee, vogliono essere trasportate da un percorso anche di coinvolgimento, no? Cioè i libri, se non c'è emozione nei libri, a cosa servono? L'emozione può essere sicuramente la paura, ma deve essere anche l'entusiasmo verso una nuova visione. Quindi il nostro compito come imprenditori è quello di trasmettere una visione positiva che affascini le persone, le guidi, le porti verso una nuova direzione. Quindi la nostra visione è quella e va condivisa con i nostri collaboratori, perché il libro è pazzesco come strumento di formazione del team, no? Io, se prendo una nuova persona nel mio team, la prima cosa che faccio, le do il libro, le dico, leggilo, e ci vediamo tra un paio di giorni quando hai finito di leggerlo, così non devo spiegarti chi sono, l'ABC. Sì, no? Ti racconto un aneddoto che noi utilizziamo anche nell'ambito della ricerca e selezione. Sai che noi siamo anche una PL, ci capita di fare oltre 1000 colloqui all'anno, e una delle domande chiave che io faccio sempre un libro sulla scrivania, e dico: quanto tempo ci metti per leggere questo libro? E a questa domanda non c'è solitamente una risposta giusta o una sbagliata. A me interessa capire intanto se le persone sono curiose, sono allenate a leggere. Per cui la risposta, quando mi danno una risposta del tipo, beh, dipende da cosa c'è scritto, e io rispondo, se non lo leggi non potrai sapere cosa c'è scritto. La domanda è diversa: quanto tempo ci metti per leggere un libro del genere? Perché anche in termini di lettura, noi, specie quelli che vengono dal mondo accademico, dal mondo universitario, sono abituati a leggere libri nozionistici, che sono verticalizzati e hanno delle informazioni straordinarie, ma scritti da cultori della materia che probabilmente, dal punto di vista proprio delle skill della scrittura, non hanno quello che dicevi tu prima, la capacità di interazione, di trasferire il rapporto umano, che invece questa è la base dei grandi successi. Che ne pensi? Esatto, esatto. Cioè il segreto, la chiave è prendere la propria conoscenza ed esperienza e farsi dei divulgatori, degli ambasciatori delle proprie idee, degli ambasciatori di un modo di vedere il proprio mercato. Quindi il libro ha questo valore aggiunto, il libro di impresa, per come lo intendo io, no? Cioè sei tu che spieghi le cose in modo accessibile a chi non è un tecnico, così facendo lo aiuti a capire il tuo mondo, quindi condividi con lui un sapere e gli dimostri la tua competenza, perché se tu sei in grado di mettere insieme un bel libro di 180 pagine, evidentemente qualcosa ne sai, e certo, quindi ovviamente questo ti posiziona in maniera automatica e veloce come una persona molto più competente di chi non ha scritto il libro. E poi mi piace molto l'altro concetto che hai espresso, che è quello delle storie, che si aggancia molto al concetto della fabulazione. Sappiamo che i bambini, quando tu gli racconti una storia, all'interno della storia c'è un significato, una strategia, e loro apprendono molto da questo. Tutto il concetto del nuovo marketing, che si basa su contenuti, sullo storytelling, del trasferire, non è soltanto la storia, ma anche il modo con cui trasferisci la storia, che determinerà al lettore naturalmente delle strategie di apprendimento. Sì, 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 sì. La storia è preziosa ed è quello che le persone si ricordano. Perché io posso parlare di teorie per 30 pagine e le persone non riescono a interiorizzarle, anche perché di solito chi legge, quando legge, legge a letto, dopo una giornata di lavoro, dopo una giornata di distrazioni, e ha il cervello scarico.
Per cui, se vogliamo essere in grado di attrarre l'attenzione, di tenerla con noi, dobbiamo usare degli accorgimenti. Ci siamo. Dobbiamo usare degli accorgimenti. Tra questi accorgimenti c'è la capacità di inserire delle storie, degli aneddoti curiosi e quindi di catturare l'attenzione, c'è la capacità di inserire a fine capitolo magari i punti utilizzare la grafica. Io per esempio credo molto nei libri graficamente costruiti per la mente di oggi. Cioè un libro di 300 pagine scritto nero su bianco, ma chi riesce a leggerlo? Il muro di parole che c'è davanti e che ti sembra insormontabile. È un fermaporte, non è un libro, è un fermacarte, è un'altra cosa. Ormai la mente delle persone non è più in grado di leggere quei libri lì, tutti nero su bianco, scritti fitti, senza aria. Ormai questa è l'epoca dei social, siamo abituati a scrollare frasi da un rigo, frasi da 5 parole, cioè la nostra capacità di comprendere è cambiata. Questo si collega molto ai principi attuali, recenti di neuroscienze, che ci dicono che noi apprendiamo molto per immagini associate poi, come dicevi tu, alle sensazioni, le storie, no? Ci fanno entrare in questo mondo fantastico e ci fanno uscire fuori dai confini della stanza. Ed è molto molto interessante anche il principio di riuscire ad alternare la scelta dei colori, la scelta del, come dicevi tu, la grafica, gli schemi, perché al cervello piacciono le cose simili, ma impara dalle differenze. Saranno quelle che poi ricorderemo e ci apriranno a una serie di interconnessioni, no? Anche semantiche. Sì, sì, questo vale anche nel retail, no? Nei punti vendita, l'esposizione piatta è la morte della vendita. Io vengo dal retail, dal mondo del marketing. Qual è l'elemento che ti fa vendere? Quella che si chiama rottura. In un panorama di esposizione piatto, un momento, una cosa dirompente è quella che vendi. Quindi l'esposizione piatta ti serve proprio in funzione della rottura che poi creerai. E nel libro vale lo stesso. Infatti, se volete guardare un libro concepito nella mia maniera, giusto per capire a cosa mi riferisco, scaricatelo gratuitamente su trasformaletueideinunlibro.it e vedete di cosa sto parlando. Molto molto bella questa cosa, e ci racconti anche quello che potrebbe essere la parte anche numerica. Cioè, secondo te un imprenditore che oggi parte con un progetto del genere, più o meno, dal tuo punto di vista, quante copie potrebbe riuscire a vendere? Quanto potrebbe riuscire ad agganciare e quanto tempo? Perché noi sai che leghiamo sempre quantità, qualità e tempo nelle attività, perché questo ci consente di avere una prestazione misurabile. Chiaro. Allora, innanzitutto dipende da qual è lo scopo del libro. Per me lo scopo del libro non è vendere. Lo scopo di un libro d'impresa è far sì che le persone comprino un'altra cosa, che è un servizio o un prodotto infinitamente più costoso del libro. Quindi se noi puntiamo a vendere un libro d'impresa di questo tipo, abbiamo sbagliato tutto, perché gli italiani non comprano questi libri, se non in pochissimi casi, soprattutto se siamo degli esordienti. Quindi quando mi dicono il mio scopo è voglio dare in beneficenza il ricavato del libro, a me fa sorridere, perché in realtà non c'è un ricavato vero, è più una spesa, ok? Quindi se lo mettiamo giù così, cambia un po' la prospettiva. Allora, per me il libro è un biglietto da visita coi muscoli. È una cosa da regalare quando si va in giro, è una cosa da utilizzare per fare lead generation, nel senso che se io regalo il mio libro, ottengo dei lead di persone di un certo livello, di persone interessate, che poi leggeranno il libro e mi conosceranno molto meglio. E si studia che le persone che hanno letto il libro tendono a essere i migliori clienti, perché sono quelli che hanno capito veramente cosa hai in testa, si trovano allineati a te, capiscono chi sei, come ragioni, no? Quindi fondamentalmente il libro è uno strumento di visibilità e posizionamento e lead generation, uno strumento per formare i propri clienti, formare i propri potenziali clienti e formare i propri collaboratori. Quindi a livello di revenue, la revenue va calcolata non sul primo livello, ma se vogliamo immaginare un funnel, che è una scala dei valori, il libro, diciamo, è una parte di una scala dei valori che troverà un ritorno sull'investimento ad un'altra vendita. Quindi fondamentale quando concepiamo un libro e lo lanciamo è capire qual è il mio vero scopo, che cosa voglio vendere attraverso il libro. Quindi da un lato identificare un target di prospect sul quale trasformare questi prospect in lead e riuscire a portarli in upselling con i servizi a valore
Perché un cliente che ha letto il libro sarà educato a utilizzare i tuoi prodotti e servizi in maniera completamente differente. Quindi aumentiamo da un lato il venduto medio, da un'altra parte aumentiamo la fidelizzazione, perché abbiamo ridotto il tempo di educazione che lavora in passivo attraverso questo, come mi è piaciuta questa definizione del biglietto da visita coi muscoli. Esattamente. Ottimo. Senti, un'altra domanda invece, dal punto di vista della struttura, tu che consigli? La struttura, quanti capitoli, quanta struttura hard, che percentuale di parte tecnica, parte di aneddoti, così magari possiamo dare qualche riferimento anche a chi ci ascolta. Allora, ogni libro è diverso e non mi piace neanche standardizzare troppo il processo, perché fare dei libri uno uguale all'altro non ha senso per me. Quindi il libro deve essere la diretta... Perché è una catena di montaggio, no? Poi è l'elemento che dicevamo prima dell'elemento di rottura, poi viene a mancare. Cioè, ogni libro deve essere unico e deve rispecchiare un'idea creativa, un'idea, un'identità, deve essere l'espressione del tono di voce, dell'identità del personaggio che lo compone. Quindi standardizzare il più possibile va bene, rendere il processo strutturato, ma non va bene appiattire. Quindi possono esserci 9 capitoli, 11 capitoli, tendenzialmente si fa qualcosa di dispari. Sicuramente ci vuole qualche capitolo di cose più tecniche, quindi dove io ti do degli strumenti utili per un te. Un po' di ciccia, diciamo così, un po' di roba, ok? Almeno un paio di capitoli di cose veramente utili per il lettore, vanno assolutamente inseriti. Vanno inseriti sicuramente la storia del lettore, cioè dell'autore, quindi raccontare chi è, che cosa lo ha reso quello che è, il suo pensiero, la sua filosofia. Sicuramente questi elementi devono esserci, perché comunque bisogna capire chi è l'autore. Bisogna anche avere in mente qual è la call to action, quindi che cosa io mi aspetto che il lettore faccia dopo aver letto il mio libro. Questo è fondamentale. Se io non so perché ho scritto il libro, non otterrò nessun risultato, giusto? Quindi, cioè, se il libro è un investimento di marketing, quindi è un modo per divulgare le mie idee, è uno strumento molto potente, molto elevato, molto speciale. Non è un oggetto qualunque, è un oggetto di valore. Da sempre le grandi menti dell'umanità sono riuscite a tramandare nei secoli le loro idee grazie al libro. E anche noi possiamo farlo con i nostri figli, con i nostri nipoti, per farci conoscere a fondo e dire: guarda, tua madre magari mentre tu giocavi non era sempre con te, però ha fatto delle cose, ha pensato delle cose, aveva una sua grandezza in qualche modo e io te la dono, la voglio condividere con te. Ecco. Quindi il libro ha questa carica emozionale che è pazzesca, però è anche uno strumento di marketing, nel senso che è uno strumento per raccontare chi siamo, il nostro valore, cosa sappiamo fare e venderci. Quindi dobbiamo sapere perché lo stiamo scrivendo. Molto molto bene questo concetto, secondo me è importante chiarirlo ulteriormente. Prima la strategia, capisco cosa voglio ottenere e poi stabilisco la modalità, la tattica con la quale posso andare a redigere. Tra l'altro con professionisti come te hai il supporto sia dal punto di vista consulenziale e strategico che poi nella parte operativa, avendo tu uno staff comunque di persone che possono mettere quel tocco in più per trasformare quelle idee con chi è professionista della scrittura e della capacità proprio di trasmettere attraverso la scrittura. Sì. Sì. Questo è fondamentale secondo me, il fatto di avere anche questo tipo di competenze. Io organizzo degli eventi che si chiamano bookcamp, che sono degli eventi di 3 giorni, in cui le persone vengono proprio per ordinarsi le idee e iniziare a creare praticamente il loro libro. No? Cioè, in 3 giorni tirano fuori il 70% dei contenuti del libro, quindi non scrivono, ma tirano fuori proprio la strategia dei contenuti. Il primo giorno, cioè sono 2 giorni e mezzo, il primo giorno è tutto dedicato solo alla strategia. Perché se io dedico, come tanti, io vedo che tanti si mettono, ho deciso di scrivere un libro, iniziano a scrivere. Ma quello è un diario segreto, non è un libro. Il diario segreto, cioè dove io faccio il flusso di coscienza e scrivo tutto quello che mi viene in mente, quello non è un libro, un'impresa. E non è un libro utile a nessuno. Prima io devo pensare in che modo posso aiutare gli altri col mio libro, come posso essere utile, devo concepire una strategia veramente strutturata, a prova di bomba, e poi creo i contenuti. Questo è fondamentale, secondo me. Ottimo, ottimo. Tra l'altro questo riduce poi, come dicevamo prima, le distorsioni, il blocco dello scrittore che arriva a un certo punto che non riesce più ad andare avanti. Invece una buona strategia ci consente poi di poter scegliere i canali differenti anche di approvvigionamento di nuove idee. Io parto dal presupposto che l'essere umano, in quanto essere umano, non può creare niente perché la creazione è qualcosa di divino,
quello che facciamo noi è la distorsione, ovvero raccogliamo informazioni a diverso titolo, interiori e esteriori, e le mixiamo insieme creando poi quel sistema di creatività che diventa personale, diventa umano. Allora, siamo arrivati al termine dei nostri 21 minuti. Veramente ti voglio ringraziare tanto per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a te, Roberto. Bellissimo questo tipo di format. Complimenti per quello che hai creato. Grazie, grazie tanto. Vi ricordo che ancora abbiamo tutti i lunedì il webinar sul miglioramento delle prestazioni individuali e il mercoledì il webinar sul miglioramento delle prestazioni professionali. Vi auguro una straordinaria giornata. Fate strategia, mettete a posto le vostre idee, perché i libri ci abbiamo chi ci pensa. A presto, ciao. Ciao.